Buona giornata a tutti, un saluto. Questo video potrebbe avere questo titolo: Errori sapienti. Può esserci un binomio tra errore e sapienza? Provo a consegnarvi due pensieri. Giornata di inaugurazione dell'Expo a Milano. Grande cerimonia, Presidente della Repubblica, ministri, governanti. E a un certo punto una corale di piccoli bambini canta l'inno nazionale. Arrivati al momento della frase "Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte", il coro intona "Stringiamoci a corte, siamo pronti alla vita, l'Italia chiamò". Un grande valore, quello della vita, di una nuova vita. E mi piacerebbe fosse anche l'augurio per la nostra giornata di oggi, un po' alle porte della ripresa di una piccola normalità. Secondo pensiero, in oratorio, a casa mia, da giovane, un coadiutore, un po' brillante, originale, amava anche modificare a volte le preghiere e ci ha insegnato la preghiera in riferimento ai defunti, l'eterno riposo, dicendo: "L'eterna gioia dona loro, o oh Signore". Vita, gioia. Ecco, mi sembra sono due termini sbagliati nel loro contesto del canto e della preghiera, ma con tanta sapienza. Abbiniamoli, vita, gioia, sia proprio una giornata vissuta nella preghiera e nei gesti concreti di tutti i giorni. Così, col desiderio di una vita gioiosa che si spende con gli altri attraverso l'immagine a specchio della nostra santità nei confronti degli altri, ma nella sapienza di un Dio grande che ci vuole bene e che sempre ama tutte le sue creature. Buona giornata a tutti.